3 febbraio 1468. Muore a Magonza il tipografo tedesco Johann Gutenberg, inventore del primo sistema di stampa a caratteri mobili, fatti in lega di piombo e antimonio. Gutenberg è ricordato per aver rivoluzionato il sistema di stampa, consentendo la produzione in serie di libri. Il suo primo capolavoro sono le 1282 pagine a stampa di 180 esemplari della Vulgata, cioè la traduzione in latino della Bibbia portata a termine da San Girolamo sull'antica versione greca ed ebraica. Siamo a Mainz, in Germania.